mezzate. Le mezzate fingini. Mesa mesa. Mesa mesa. Mesita. Ne segue. E Tese che fa? Le mezzate Tese? That's a good boy. Bella, frate! Mi trovo a Porto Rotondo. Sto nel parcheggio quello vicino al Tartarughino Beach. Quando entri a Porto Rotondo poi vai dritto per le spiagge, diciamo, e il tempo è veramente una cosa proprio... Però pensavo stamattina, è destino che deve andare così, perché guardando questo tempo mi viene voglia ovviamente di andare alle Canarie. E grazie frate per il suggerimento del Haste Socio, ok? E diventerò socio di questa associazione e hai lo sconto su... Non gridare. Hai lo sconto sulla nave. Perché questa è l'idea migliore, vedi, ripeto, sto tempo mi dice vattene alle Canarie. Che se c'era il sole sti giorni, se stava bene sarei tornato a Mallorca pensando che l'inverno sarebbe stato così, e invece no, il tempo mi dice di andare alle Canarie, anche perché ho abbastanza dinerite per arrivare alle Canarie. Non è che non mi sono entrati tanti soldi, ok, togliendo i buffi le cose, però mi rimane abbastanza per arrivare là, ok. Allora, però prima di andare via, ieri sono andato poi. Allora, ieri sono andato via da San Teodoro, eppure ieri pioveva. Sono andato al Pra di Olbia a prendere i fogli per il passaggio di proprietà per la moto. Vendo la moto, frate. Cioè, l'operazione di Singhina ha cambiato tutti i piani. Me la volevo portare la moto inizialmente a fargli fare viaggio d'Europa la moto, e lei ha cambiato tutto. Nonostante mi sono entrato adesso i soldi, comunque non mi conviene mettere un portamoto da 1.000 euro omologato. Non mi conviene, con quei soldi vado e torno dalle Canarie. Cioè, non mi conviene portare la moto. La vendo. Se sei interessato, frate, mandami un'email. E se la vuoi vedere la moto, se sei a Roma, vuoi vedere la moto, se sei interessato, sta a via Alessandro Viviani. Fa angolo con via del Quadraro e via Alessandro Viviani, da Stefano, che fa anche le revisioni. Fa. Poi Stefano, bella frate, è proprio onesto, cioè onesto, è uno di quei meccanici onesti, okay? Che è difficile trovare. Non perché è un amico, ma perché è così. E la moto sta là, la puoi andare a vedere là, se vuoi, frate. Poi mi mandi un'email e ci mettiamo d'accordo per il prezzo. Singhina so 3 giorni che non nuota, perché non posso farla entrare in acqua con sto tempo, non posso entrare manco io. Però se sta riprende, cioè sta meglio, ogni tanto sbarella. L'ho lasciata libera sti 2 giorni, ma mo l'ho rimessa di nuovo a guinzaglio perché corre troppo. E fa i suoi soliti scatti e non gli fanno bene per la schiena. Per il resto niente, ieri ho montato parte del video di quando sono andato in Svizzera, frate. Vabbè, io sono andato in Svizzera a Will, sono partito il 5 settembre e ho preso l'auto per andare a Fiumicino e il volo d'andata con Swiss Air, da paura, è una cosa stupenda. E quindi sono partito da Fiumicino. E è stato figo perché per la prima volta poi ho visto Zurigo dall'alto ed è una cosa stupenda, frate. Questo fiume in mezzo così è una cosa veramente, veramente, veramente bella.
E Will si trova a 45 km da Zurigo. Comunque l'atterraggio perfetto. L'atterraggio perfetto. E poi ho preso il treno per andare poi a Will. E mi sono venuti a prendere poi per andare lì al ristorante, al primo, pizzeria Laghetto. E ripeto, i link li trovi sotto nella descrizione dei lavori che ho fatto. E poi ho filmato un po' in giro con l'iPhone. Filmate con l'iPhone 7 Plus in 30 frames per second. Poi portandole a 25 frames per second sul timeline, gli fa questo effetto slow motion che non è male. E non potevo non notare in giro tutti i macchinoni, oh. Cioè BMW e Mercedes come le biciclette, nessuno a piedi ovviamente, e pochi autobus, e quindi macchine, quello ho visto in giro, e tutti AMG, tutti AMG per dirci, una cosa assurda. That you're lonely. I'm just glad you don't know me. I'm just glad you don't know me. Rose glue at the cracks in the concrete. What a beautiful view. Living under the sun. What a beautiful life. Living for what we love. 'Cause I know I became the man that I told you I was gonna be. I was gonna be. Everything that shines is not gold, but that's what I'm gonna be. Yeah, that's what I'm gonna be. If you find me in my old age, mind stay in my old ways. Remind me what I became. Remind me what I became. I guess we wrote separate rides. Think they strapped me into sight. Wanna get out this town. Take us to the beach in the rain right now. Might last an hour till we get tired. Bella, frate. Come vedi sono l'unico che va a piedi, ok? Qua tutti in macchina, mi trovo a Will, frate, Switzerland. Che figata a Will! Allora, sta andando al ristorante e paio d'ore così, giusto per filmare un altro po', perché non sono sicuro se io ho filmato abbastanza, e poi verso le 2 parto per andare all'aeroporto. Sto a 40 km da Zurigo, frate. Ok. Cos'è, una specie di ape militare svizzera? Aggiornamento, frate! Aggiornamento, frate! Sono le 2! Ho finito! Ho finito di filmare, sono libero di nuovo, continuo con la mia vita da vlogger, da nulla facente. Ovviamente mi hanno chiesto se volevo essere accompagnato alla stazione, ma ho detto di no. Preferisco farmi 2 passi a piedi. Però c'è qualcun altro che cammina adesso. Guarda, non sono l'unico, non ho più l'esclusiva. Guarda che precise ste case.
Ma dice che per legge non possono tenere le case in disordine, per legge proprio. Però guarda qua, sembra... Sorry? L'ho fermato. Sta a filmare la casa? Non sono belle, dai. Oh, c'è un camper là. C'è un campero. Niente, ho finito, insomma, lì di filmare, ho preso il treno per andare a Zurigo, che avevo l'aereo alle 10, però volevo andare via dal lato di carità. Volevo andare via e... Sti filmati mi piacciono, cioè mi piace filmare quello che accade in cucina, i piatti e tutto il procedimento, ma sinceramente non mi piace lavorare con le persone in generale, anche perché lì purtroppo, come in tutti i posti, come in tutti i ristoranti, la gente non è contenta di fare il proprio lavoro, e lo vedo che davanti alla telecamera comunque sia è falsa, fanno quei sorrisi che li devono fare perché c'è la telecamera presente, e trovo i soliti proprietari, i soliti, insomma, soliti poracci che si fanno il culo dalla mattina alla sera. E non mi piace vedere la gente così, che arrivo io e devo filmare una cosa che non è vera. Cioè, devo filmare una gioia, una felicità, che sai che quelli devono far finta di essere contenti che fanno il lavoro, ma in realtà non lo so. Mi pagano bene, vedi, mi pagano bene, ma io non faccio questa cosa per i soldi. Io devo fare una cosa che a me piace, una cosa che mi appassiona e una cosa che mi esce naturale e facile. Ripeto, mi pagano veramente bene, potrei continuare a fare questi video, me ne basta uno al mese, ogni 3 mesi, e campo da paura nel campo, vedi, ne basta uno, cioè bastano 5 giorni là così di sta cosa, ma non lo voglio fare perché non lo voglio fare, voglio stare, vedi, scelgo sempre di fare questa vita, da solo, per affari miei, senza rotture di coglioni, senza stare appresso a sti proprietari, a sta gente, non mi va, cioè rifiuto, non mi va, mi piace fare i video, ma veramente preferisco farli gratis. Allora, il volo alle 10, sono le 3, però entro già.
volo, di ritorno era con Vueling e l'aereo era vuoto, quindi stavo là seduto da solo, da paura. E Zurigo di notte, mamma mia, una cosa spettacolare. Vedi queste luci, sembrano proprio disegnate come un, non so, c'è un disegno particolare che vedi da sopra, tutto illuminato, perfetto. E arrivato in super, arrivato in orario, in super orario. Oh, e come al solito c'è la gente che niente, non ce la fanno. Come quello dice, che ne so, siamo arrivati, no? Che il capitano annuncia l'arrivo, comunque che si possono aprire le porte. La gente si alza e aspettano lì, tutti in fila, in piedi, no? Così, io sempre per ultimo. Sempre per ultimo. Cioè, che fretta c'è di uscire dall'aereo? Un attimo, no? C'è meglio così da solo. E poi sono arrivato a Fiumicino, forte la Corriere dello Sport, no, Gazzetta dello Sport, e qualcuno stava a leggere. Siete. Poi niente, mi sono andato a prendere a Fiumicino, mio cognato, e poi dopo l'11, che poi il 10 sono ritornato, l'11, il 10 a notte sono andato già a vedere i cagnetti, e l'11 a mattina, come vedi, c'è Singhina che sta in modalità post-operazione e non riusciva. Era tosta, no? Era tosta vederla in quelle condizioni. Poi guarda quanti peli gli hanno torto. Cioè, dico, non serviva rasarla così tanto, ok? Ci hanno tolto un sacco, dice, come se. Però lei, vedi, lei è forte, lei c'ha il movimento in testa. Quindi non riusciva a stare ferma, per fortuna, e così già si sono attivati, riattivati i muscoli, perché doveva comunque camminare, ok? Quindi non è che faceva male questo movimento avanti e indietro. Lei doveva camminare, cioè la neurologa mi ha detto che può stare in uno spazio, diciamo, di 2-3 metri, dice, e se vuole camminare, falla camminare. E la devi, cioè, si deve muovere, oltre al riposo, che vedi che deve riposare, ma si deve muovere. Perché il corpo si deve riabituare, insomma, al movimento. Vieni, Tingy. Sei good girl. Sei good girl. Metti al posto tuo un po', dai. Dai. Dai, mesa con queste zampine, mesa, eh? Con queste zampine, E dai, che si sta muovendo questa zampina, eh? Brutto. E questa è la storia de Zurigo, spero di averla raccontata bene. I video, ripeto, li trovi, i link trovi, ho appena pubblicato il secondo, quello di Lunch and Dinner si chiama, è uscito fuori un bel lavoretto, vedi, che mi piace fare quei video, solo che è difficile lavorare con. Allora, bella doccia ieri ai bagni della Marina qua di Porto Rotondo. Prima stagione in Sardegna, Porto Rotondo. Ho lavorato in un ristorante nel 2010, quindi parliamo di 8 anni fa. Stavo in camper, col primo camper, col Ford Transit. E avevo un parcheggio stupendo lì vicino, nel parcheggio del personale, che sta dentro, diciamo, vabbè, sta in un posto fantastico. E vivevo, diciamo, dormivo in camper, nonostante avessi la possibilità di alloggiare nella casa del personale, ma io non ho voluto, volevo stare per conto mio, e mi facevo la doccia là. Quindi conosco bene Porto Rotondo, le spiaggette, vedi, devo farmi la doccia, le cose. E ieri mi sono fatto una bella bella doccia calda, semicalda, si può dire semicalda, e alla grande, fede. Ora, i piani sono che aspetto un attimino per il passaggio della moto, e poi o il 13 o il 20 novembre prendo la nave per le Canarie. Appena riesco a fare il passaggio, se la vendo, ho pensato, se la riesco a vendere, che ne so, in 10 giorni, bene, altrimenti la intesto a mio padre, così me ne posso andare all'estero, e poi ci pensa mio padre a vendere la moto.
se qualcuno mi chiama o qualcuno è, ci pensa mio padre a far passaggio, così io non devo rimanere qua. Oggi ovviamente non so che fare, perché con questa pioggia, con questo tempo, non funziona. Ah, la TV l'ho attaccata e funziona, l'antenna quella special col cavo scoperto qua in questo punto non prende. Allora, non so se più tardi filmo, non lo so. Non so se ci vediamo dopo, frate. Se non ci vediamo, ti saluto. Oh, sì.